Luisa Sarri, responsabile dell'unità organizzativa dei servizi demografici dell'URP del Comune di Sesto Fiorentino. Da oggi parte una nuova modalità online per segnalare dei problemi che ci sono in città. Come si fa? Ce lo spiega? Sì, allora è sufficiente utilizzare il sito internet del Comune di Sesto Fiorentino, quella che vedete è l'home page del sito istituzionale e il cittadino che vuole presentare una segnalazione online deve accedere alla sezione I servizi web. Questa è la sezione che riepiloga tutti i servizi web attivi per il nostro comune. In particolare quello che ci interessa è questo servizio, cioè il servizio di presentazione online delle segnalazioni degli interventi di manutenzione e delle richieste di intervento non di emergenza della Polizia Municipale, che ha un nome più sintetico, cioè il progetto Sesto Mia, che si occupa del monitoraggio degli interventi di assistenza. È possibile accedere sia dall'indice che si trova sulla sinistra della pagina, la penultima voce, sia dal testo diciamo principale della pagina e la terz'ultima partendo dal fondo. Andiamo qua. Questa è la pagina che riepiloga quali sono le modalità disponibili per presentare richieste di interventi di manutenzione e indica anche quali sono le aree di intervento, per cui è possibile presentare richieste di intervento, quindi segnalare guasti, problemi o comunque la necessità di sopralluoghi con riferimento alle materie che trovate riportate nell'elenco puntato. Tramite questo sistema, quindi la presentazione agli uffici piuttosto che la forma online, si possono anche presentare richieste di intervento della Polizia Municipale, sempre che non siano richieste di interventi di emergenza, perché ovviamente questo è un sistema che per quanto veloce non è mai immediato come una telefonata. Se si tratta di interventi di emergenza bisogna ovviamente utilizzare il numero di telefono che trovate riportato, che è quello appunto della Polizia Municipale. Quindi la novità di stamani è rappresentata dalla possibilità di presentare segnalazioni direttamente dal sito web. Ecco, qui basta appunto accedere, quindi cliccare sul link che sta nella seconda parte della pagina. E si arriva a una form da compilare, molto semplice, vi faccio vedere come funziona. Quindi il cittadino indica qual è il problema. Qui è possibile indicare la localizzazione. Questi campi che vedete segnalati con l'asterisco sono campi obbligatori e quindi è necessario compilarli perché la segnalazione poi venga recepita dal sistema. Tramite questa funzione quindi si può indicare il luogo in cui si manifesta il problema. Abbiamo detto via Garibaldi. Mettiamo un civico. Scusate, probabilmente non c'è il 25. Mi dispiace, ma allora. Si conferma e una volta individuato l'indirizzo, automaticamente viene posizionato sulla mappa tramite Google Maps il luogo indicato appunto dal cittadino che sta presentando la segnalazione. È obbligatorio inserire i propri dati personali, quindi metto i miei. Ecco, questi dati a che cosa servono? Perché è obbligatorio mettere i propri dati? È obbligatorio mettere i propri dati perché ci può essere la necessità da parte dell'ufficio relazioni col pubblico, che è poi il destinatario della segnalazione, di chiedere
dei chiarimenti al cittadino, perché se la segnalazione è molto generica è necessario dettagliarla. Dovete tener conto che a seguito della presentazione delle segnalazioni l'ufficio è competente a intervenire col soggetto esterno, che comunque interviene per conto del comune, avvia alcune attività, in particolare invia una squadra che effettua il sopralluogo. Quindi è necessario comunque essere precisi per evitare che questa attività di verifica venga effettuata a vuoto. È anche necessario perché l'ufficio relazioni col pubblico ha tra i propri compiti quello di inviare la risposta al cittadino, e il cittadino stesso, mettendo i propri dati, è in grado di seguire l'iter della segnalazione, cioè di chiamare l'ufficio relazione con il pubblico e sapere se la sua segnalazione è stata presa in carico piuttosto che se è stata verificata dalle squadre tecniche che hanno poi il compito di controllarla. Ecco, adesso vediamo come, sì, che cosa riceverà il cittadino dopo la segnalazione online. Una cosa che non abbiamo detto è che è possibile allegare dei file. Generalmente si tratta di fotografie, è sufficiente utilizzare questa funzione sfoglia. Ora non so se ci sono, comunque funziona come una normale allegato di posta elettronica. Quindi selezionare il file da allegare e individuare, indicare il nome del file. In questo caso, insieme alla segnalazione, vengono trasmessi anche i file, generalmente si può trattare di fotografie. Abbiamo messo tutti i dati obbligatori e la possiamo inviare. Questo è quello che il cittadino vede dopo aver premuto il tasto invio. Per avere notizie della propria segnalazione, quindi seguirne l'iter, è necessario che il cittadino stampi questa pagina, che è perché riepiloga i dati della segnalazione e consente al cittadino stesso di telefonare all'ufficio relazioni col pubblico, scrivere, mandare una mail o utilizzare altri strumenti per avere l'aggiornamento dello stato di lavorazione della propria segnalazione.